Episodio 6. Non morire. Le percussioni e l'abilità nel suonarle non sono mai state considerate una vera e propria forma d'arte a Meletis. A differenza di molti altri luoghi, anche su Teros stessa, i tamburi da guerra non rimbombavano mai lì. La chiamata alle armi veniva scandita dal ritmo dei passi che battevano il suolo e dal clangore delle spade. A Nico si erano rizzati i capelli la prima volta che aveva udito i tamburi da guerra di Kaldheim, che incitavano i guerrieri a combattere. In quel momento la sua testa, come fosse racchiusa tra le membrane di una gran cassa, veniva percossa, battuta e rimbombava a tal punto da provocargli una forte nausea. Gemeva mentre cercava di voltarsi, si districava tra i colpi cambiando lentamente posizione e solo dopo diversi tentativi riuscì a sollevarla. A quel punto fu più semplice forzare gli occhi ad aprirsi, stringendo le palpebre per il forte dolore. Nonostante fosse in grado di osservare di nuovo, non poteva comunque muovere mani e piedi. Era immobilizzato sulla sedia dove le avevano piazzato, con le gambe appoggiate sul ruvido piano di pietra e i polsi legati uno all'altro, con corde di canapa che segnavano la sua pelle ogni volta che provava a muovere le braccia. Era davvero in trappola. Stringendo i denti per l'incessante battito, si voltò lentamente per guardarsi intorno. Nashi era legato alla sua sinistra. I cultisti che si erano occupati di metterlo in sicurezza erano stati fin troppo diligenti. L'avevano avvolto così tanto da farlo sembrare quasi un bozzolo di corde sulla cui parte superiore sbucava la testa di un topo. Visto ciò che era successo prima, quell'immagine era piuttosto allarmante, così Nico vi distolse lo sguardo più velocemente di quanto probabilmente intendesse fare. Il gesto scatenò in lui una nuova fitta di dolore, facendogli contemporaneamente rivoltare lo stomaco. Soffocò un altro gemito. Se i suoi carcerieri non si erano ancora accorti del suo risveglio, non voleva certo dar loro alcun indizio in tal senso. La viandante si trovava dal lato opposto, con braccia e gambe immobilizzate come le sue. C'era anche un banco di legno qualche metro più avanti e su di esso giacevano disposte tutte le loro armi, sistemate con cura rituale. La parete cui poggiava quel piano sembrava anch'esso di legno scuro, abbastanza grezzo da lasciar trapelare scie di linfa rosso oro che ricordavano in parte lo zucchero sciolto, ma soprattutto la morte. Gli occhi dell'imperatrice erano socchiusi. L'eroe di Teros si azzardò nel dare un altro sguardo in giro, studiando il resto della stanza. C'era un basamento di granito al centro, alto all'incirca un metro, e un massiccio altare di pietra sulla parete in fondo, pieno di striature e macchiato da un liquame troppo scuro per essere uscito dalle pareti. Nico rabbrividì. Le crisalidi, ispide e irregolari che avevano visto nella caverna precedente, c'erano anche qui e pendevano dalle pareti assieme ad altri bozzoli bianchi e setosi che si contorcevano di tanto in tanto quando i loro occupanti si muovevano. Forse perché sognavano nel profondo del sonno, o magari perché si stavano risvegliando. Il mago non avrebbe mai voluto trovarsi ancora così quando quelle cose si sarebbero schiuse. Non sembrava ci fosse nessun altro. C'erano loro tre e basta, da soli. «Psst!» sussurrò in direzione della compagna. Lei aprì gli occhi. «Mi senti?» «Sì», rispose lei sottovoce. «Anche gli altri probabilmente, fai silenzio!» Aveva ragione, ma il suo tono non lo convinceva. Non con la testa che gli pulsava così forte e dopo aver appreso di essere stato tradito dall'unico alleato che avevano trovato in tutta la casa. Dalla sua posizione, però, riusciva a vedere bene i nodi ai polsi della compagna e, supponendo che anche i suoi fossero così, iniziò a riorganizzare le idee per trovare una soluzione. Dapprima provò senza successo a forzare il nodo. Poi evocò un piccolo frammento di vetro, non più lungo del suo mignolo, e iniziò lentamente a segare la corda. Trascorsi diversi secondi, non sembrava aver fatto grandi progressi. Osservò di nuovo il Nezumi. I suoi occhi erano aperti e riflettevano la luce fioca che permeava la stanza. Non sembrava spaventato, piuttosto era rassegnato. «Nashi!» chiese lui. «Stai bene?» «Se ne sono andati tutti», rispose il compagno. La sua voce era spenta, quasi assente.
I cultisti? Beh, dai, è una buona cosa. Questo ci darà qualche minuto per capire come migliorare la nostra situazione. No, intendo i miei amici, mia madre. Se ne sono andati tutti. La rabbia affiorò sul volto del Nezumi che si dipinse con un'espressione feroce. Sono arrivato qui accompagnato da 4 ineluttabili che conoscevo da un po'. Non mi hanno lasciato venire da solo. Erano tutti preparati, intelligenti, armati e veloci. E nonostante ciò, sono morti. Questa casa li ha presi, ma sono stato io a portarli qui. Senza di me, sarebbero ancora dalle loro famiglie, sani e salvi. E niente di tutto questo sarebbe accaduto. L'hanno detto loro che aiutano i loro simili e non ti avrebbero mai lasciato andare da solo, quindi non è colpa tua, replicò Nico. Sì che è colpa mia, insistette il giovane. Potevo non venire, ma quando la pergamena della mamma è sparita non ho potuto fare altro che seguirla. Tu hai seguito loro e loro hanno seguito te, continuò il Meletiano. A me sembra che la colpa sia solo di coloro che hanno rubato il lavoro di tua madre. E l'hanno fatto con gioia. Irruppe una nuova e sconosciuta voce. I due si bloccarono, girando la testa fin dove le corde lo permettevano nel vano tentativo di scorgere chi parlava dietro di loro. Non ci riuscirono, ma la cosa non ebbe alcuna importanza perché, poco dopo, il capo dei cultisti si posizionò tra loro e la viandante, mentre teneva ancora il libro tra le mani. Anche le falene sono attratte dalla luce, ma la luce non ha colpe. La falena fa solo quello che deve fare. Sono l'istinto e la fame a governare ogni cosa. Benedetta sia la soglia, benedetta sia la fiamma. Alle sue spalle un sommesso mormorio si levò. C'erano anche gli altri adepti che facevano eco alle sue parole. Nico strinse gli occhi, cercò di osservarli, incerto sul fatto che tra quelle voci ci fosse anche quella di Winter. «State per ricevere la più grande benedizione della vostra vita», disse l'uomo incappucciato. Si trattava di un uomo non molto imponente, di statura media, con una buona parlantina e degli occhiali segnati ovunque da piccoli graffi. Avanzò, sistemandosi tra i prigionieri e l'altare, e sfogliando il suo libro esclamò: «Le vostre conoscenze si uniranno alla già lunga lista di quelle raccolte, e con esse guideranno il padre divoratore al suo prossimo grande banchetto. Qualsiasi cosa che esiste godrà delle sue attenzioni». «Cosa intendi dire?» borbottò la viandante pronunciando le prime parole da quando aveva intimato a Nico di tacere. Il capo della setta rivolse la sua attenzione a lei mentre altri 3 suoi compari si dirigevano verso l'altare trasportando uno scatolone quadrato. Quando lo posarono, la parte superiore si aprì di scatto e da lì fuoriuscì l'eco della storia di Tamio. «Madre!» urlò Nashi. L'ombra di Tamio distolse lo sguardo. «Tu hai respirato e raccolto la polvere di tanti mondi quante sono le stanze del nostro paradiso», disse il cultista rivolgendosi a Nico. «Luoghi che non hanno ancora conosciuto la soglia e non hanno ancora assaggiato la fiamma. Grazie a te anche noi potremo visitarli. Grazie a te nostro padre potrà piantare le sue fondamenta e banchetterà». Nico lo fissò, poi forzò ancora di più le funi. Nulla si smosse. «Le storie sono una cosa, la conoscenza è importante, ma cibarsi con la carne di coloro che hanno viaggiato così tanto, che vengono da così lontano, è tutt'altro. Tu sei una benedizione, e visto che è stato lui», continuò rivolgendo la sua attenzione verso Nashi e sorridendo. «È stato lui a chiamarti, a portarti qui da noi. Noi gliene siamo grati e gli concederemo il dono della rinascita. Il suo bozzolo è già stato preparato. Potrà vivere in eterno al servizio del grande padre divoratore». Il Nezumi digrignò i denti. Dietro di loro si levò un'ovazione che terminò soltanto quando affiorò Winter facendosi strada e fermandosi proprio di fronte al sacerdote. «E io?» domandò. «Mi avevate promesso...» Una voce sibilante riecheggiò nell'aria. «Ti ho promesso quello che ho promesso alla mia Marina, tanti anni fa.
Quell'eco era flebile e inconsistente come i fili setosi che ornavano il perimetro della grotta, intagliata, fine e sottile come centinaia di strati che si ricongiungevano per formare un terrificante coro. I colpi martellanti nella testa di Nico si zittirono, spenti da quel mormorio. Nessun altro suono poteva sussistere dove si diffondeva quella voce. I cultisti si inginocchiarono tutti insieme, portando la fronte quasi a livello del terreno. Solo Winter rimase in piedi, anche se non si voltò. «Ti ho promesso ciò che il tuo cuore desiderava», continuò la voce. Un tenue bagliore fece capolino nelle tenebre sopra di loro, emanata dal corpo di quella che sembrava essere un'enorme falena, composta però da un ammasso di incubi. Le sue ali erano fuse con le pareti della grotta, la loro sostanza si immergeva nella pietra come se fosse cresciuta con essa, e la sua vista aveva fatto sì che le ossa di Nico venissero travolte da un freddo gelido. Quell'essere girò la propria imponente testa mostrando degli occhi sfaccettati e scintillanti e fissò solennemente Winter. «Ah, sei tu, sei qui», disse il sopravvissuto con un tono a metà tra lo stupore e l'orrore. Valgavot non era dotato di labbra e quindi non poteva sorridere, ma riuscì comunque a sembrare soddisfatto mentre annuiva, con le antenne lanose che ondeggiavano e seguivano quel gesto. Estese un viticcio fibroso della sua stessa sostanza verso il suo sommo sacerdote, facendogli cenno. Non era un colpo volto ad offendere. Il cultista si alzò, sollevò la testa e si mise in piedi, fedele, accanto al suo dio. «Sì», rispose il demone, «tu mi conosci da quando ti ho chiamato nelle tenebre, essendo io l'unica fonte di luce. Sei stato il primo dopo la mia marina ad accogliere il mio appello con un sacrificio adeguato». «Lo so», sussurrò Winter. «Quattro vite per realizzare i desideri del tuo cuore, quattro soglie che io possa varcare». Gli occhi del mago di Teros si illuminarono. «Vuoi dire che la donna di cui mi parlavi nel bosco?» Poi continuò senza preoccuparsi di tenere la voce bassa. «Quella che ora non c'è più, la tua migliore amica?» «Cosa?» chiese Winter. «La quarta, quindi è lei. Noi siamo tre». Il sopravvissuto rimase in silenzio. «L'hai sacrificata? L'hai data in pasto a quel mostro per un desiderio del tuo cuore?» «Tu avresti fatto lo stesso», sbraitò l'altro. «Trascorri ancora un po' di tempo in questo posto maledetto e vedrai che anche tu non ti faresti scrupoli. Non c'è nulla che non faresti per riavere la tua libertà». «Bugiardo!» sbottò la viandante. «È la verità», rispose Winter. «Quando ogni speranza viene meno, rimane solo la realtà dei fatti». Poi tornò a concentrarsi su Valgavot. «Avrei dato qualsiasi cosa per potermene andare, quindi ho dato ciò che avevo di meglio». «Quindi cosa?» esclamò Nico. «Ho dato tutto, tutto quello che avevo. Ora lasciami andare». Valgavot rise, un suono contorto, frammentato, e allargò le ali più che poté, per quanto la sua commistione con le pareti glielo consentiva. Quando le ripiegò di nuovo, c'era una porta incastonata alla base del suo corpo, nel punto in cui il suo addome si fondeva con la cima delle scale che portavano nelle profondità della casa. La porta, che sembrava fatta dello stesso legno di ciliegio che componeva le altre, aveva il telaio intagliato con falene, fronde e fiori ed aveva una luna piena al posto dello spioncino, con tracce di tentacoli che spuntavano dai bordi. Winter la guardò con gli occhi di un disperato che muore di fame davanti ad una tavola imbandita. Nonostante ciò, non si mosse e guardò il demone. «Posso andarmene dunque?» domandò. «Mi prometti che sarò lasciato in pace?» «Io mantengo la mia parola», esclamò Valgavot, al che il sopravvissuto si precipitò verso la cima delle scale. Preso dalla foga, inciampò in una buca sul pavimento e rovinò a terra, atterrando sulle mani e sulle ginocchia. Né Valgavot né i cultisti mossero un dito per aiutarlo mentre cercava di rialzarsi. Tutti si limitarono a guardare, giudicando in silenzio.
Nico si sforzò di nuovo cercando di rompere i lacci. Erano ancora stretti, non mostravano segni di allentamento. Mentre pensava come liberarsi, sentì dietro di sé il tipico rumore di legno che picchiava contro la carne, accompagnato da un guaito e poi una voce familiare che soffocava tutto il resto. Mentre Tyvar diceva: «È scortese iniziare lo scontro senza di noi». Un adepto della setta sfrecciò davanti al mago degli specchi e si schiantò contro la parete di fronte a loro, come fosse stato scagliato via dall'altra parte della stanza, e una terribile figura si materializzò accanto a lui. Ricordava Simon, aveva le sue sembianze. Non che Nico l'avesse frequentata così a lungo da trovarne di molte, ma a differenza della giovane studentessa, aveva una pelle fatta di corteccia sfibrata e legno ammuffito, e al posto dei denti aveva dei chiodi arrugginiti. Quando le sue orribili mani, con dita fatte di schegge appuntite e palmi che sembravano assi sfondate, si protesero verso il guerriero di Teros, lui si tirò indietro, cercando di sfuggire il più possibile da quell'abominio. «Tranquillo», disse quell'essere con la voce che sembrava quella di Simon. Alla vista sembrava proprio uno dei viminidi che avevano catturato i Nezumi nel bosco. Le sue fronde si avvicinarono di nuovo a Nico, che questa volta non si mosse. I rami avvolsero le corde e iniziarono a reciderle. Un altro cultista sfrecciò in aria mentre dietro di lui si levavano urla e risate. Quel tono era inconfondibile, sembrava proprio che Tyvar si stesse divertendo come un matto. «Almeno per qualcuno questa è una bella giornata», mormorò Nico. Simon, udendolo, ricambiò con un sorriso talmente ripugnante da infestare i suoi incubi per qualche settimana, e poi aggiunse: «Credo che lui non sappia cosa sono le brutte giornate, o almeno non ne vive da un bel po'». Le funi dai suoi polsi caddero a terra. Valgavot ruggì, sbattendo le ali, facendo tremare la terra e vibrare le pareti. L'intera casa sembrò in preda ad uno spasmo colta da un'improvvisa e terribile vitalità. Winter accelerò il passo e puntò la porta, ma venne fermato da un altro membro della setta che, scagliato anch'egli in aria, vi sbatté contro, impedendogli di aprirla. Appena ne ebbe l'opportunità, il mago degli specchi materializzò due frammenti scintillanti e li lanciò con precisione verso la viandante. Il vetro tagliò le corde che tenevano ben salde le sue mani e le sue gambe, e lei, con grazia, rotolò fino al ripiano dove giacevano le loro armi, recuperando la propria spada. Valgavot, che aveva smesso di ruggire, stava sputando in aria delle nuvole di strisce bianche, probabilmente acide, o comunque corrosive. L'imperatrice si fece strada danzando sul terreno, tagliò tutte le ragnatele sul suo cammino fino a quando non raggiunse Nashi e gli consegnò un piccolo oggetto che teneva tra le dita. «Può cambiare il tuo destino», sussurrò, e poi sparì, caricando l'enorme falena demoniaca. Winter per la terza volta tentò la fuga, ma appena cercò di aprire la porta, venne colpito alle spalle da uno specchio scagliato da Nico, che lo avvolse e lo sigillò al suo interno, negandogli nuovamente quella libertà tanto ambita. La rissa tutt'intorno infuriava. L'elfo stava tenendo testa ad una mezza dozzina di cultisti, la sua pelle continuava a mutare in carne, poi in pietra, poi in legno, con una velocità tale da fare invidia ad un camaleonte. E rideva. Nico si voltò verso Simon. Un membro della setta fece per afferrarla e lei in risposta gli sferrò un fendente con i rami appuntiti che formavano le sue dita, squarciandogli la guancia e facendolo indietreggiare con il volto intriso di sangue. Con una decina di passi si avvicinò a Tyvar e poggiò a terra la grossa scatola che gli aveva affidato Niv-Mizzet. L'elfo le toccò la spalla. In un battibaleno la ragazza riprese le sue sembianze e iniziò a premere rapidamente gli interruttori davanti a sé. Da quel cubo apparve una cascata geometrica di linee che si attorcigliavano su se stesse e che coloravano tutta l'aria sopra di loro, di verde e di blu. Quei nastri si avvolsero intorno al cultista più vicino e corsero poi sulla sua pelle, moltiplicandosi esponenzialmente finché questo non venne completamente inghiottito dalla luce. «Bella mossa!» urlò l'elfo divertito. «Ero la prima della classe al corso di matematica teorica del combattimento»,
rispose lei facendo l'occhiolino, poi convogliò un altro flusso di linee verso il compagno che venne investito da quell'energia, la quale si intrecciò su se stessa formando una specie di armatura luminescente. Il campo di forza deviò un colpo certo che uno dei cultisti era riuscito a preparare trovandosi alle spalle di Tyvar. Quando lui si accorse, sbatté le palpebre stupito, ringraziò la ragazza e si voltò esclamando: «Ammirate il potere della matematica!» Poi caricò un destro che colpì il nemico in pieno volto. Valgavot ringhiò. La viandante, salita su una roccia, stava fronteggiando una massiccia nube di ragnatele caustiche nel tentativo di arrivare alla falena demoniaca che tentava di colpirla con i suoi artigli. La sua spada non riuscì a tagliare le sue zampe spinose e sottili, ma le allontanò comunque da lei, assorbendo sempre più energia dai suoi colpi. La lama iniziò a brillare di un bianco incandescente. Sotto di lei, Nashi si avvicinò di corsa all'altare afferrando la trappola sopra la quale fluttuava l'eco di Tamio. Ci riuscì, ma proprio mentre le sue dita stavano per arrotolare la pergamena, lei si voltò verso di lui e urlò: «Aspetta!» Il Nezumi si bloccò. «Sono qui per portarti in salvo», disse. «Mamma, devi lasciare che io ti protegga». «Hanno rubato tutte le mie storie, Nashi», esclamò lei. «Le hanno strappate e se le sono portate via. Non ricordo nemmeno che cosa mi hanno rubato, ma mi ricordo ancora di te. Mi ricorderò sempre, sempre di te». «Mamma...» «Quelle storie sono ciò che mi permettevano di esistere in questa forma. Sono il mio sangue, il mio respiro e le mie ossa. E ora che me le hanno portate via, io non esisto più. Mi hanno vincolato a questa trappola, un oggetto per attirare i fantasmi e che mi tiene ancorata qui. È l'unica cosa che mi trattiene, Nashi. Sono gli unici in grado di controllarla. Questa volta non puoi salvarmi». «Mamma, no!» Nashi la guardò, i suoi baffi tremavano e le sue orecchie si afflosciavano lungo il suo viso mentre lui, in preda alla confusione, non sapeva che fare. «Oh mio dolce figliuolo, devi sapere che ci sono storie il cui finale può essere riscritto, e altre no. Il mio ultimo capitolo è stato scritto ormai diversi anni fa. Tua madre, la tua vera madre, di cui io sono il riflesso, ti ha amato più di ogni altra cosa. Nashi ti ha amato così tanto che la storia del suo amore è una delle poche che non ho dimenticato. Quando hanno cercato di prendersi anche quel racconto, si sono accorti che senza di esso tutto il resto si sarebbe dissolto e sarebbe svanito immediatamente. Mi hanno obbligata a chiamarti perché eri tu la chiave, la storia che teneva stretta tutte le altre, che stava rinchiusa nel mio cuore. Mi hanno costretta ad attirarti qui, come predatori che ululano alla luna e cercano di ingabbiarla. Non sai quanto sono dispiaciuta, mi sento così in colpa, mi dispiace davvero tanto». «Mamma!» Le lacrime iniziarono ad invadere i suoi occhi, traboccando sulle sue guance. La battaglia intorno a loro era ormai un sottofondo di armi che si scontravano, grida che si levavano, ma tutto aveva meno importanza di quella visione tremolante che costituiva l'ombra di sua madre. «Ti prego, io ho bisogno di te», piagnucolò lui. «Purtroppo tu non puoi salvarmi, ma non ne hai bisogno. Non hai bisogno di me. Nashi, non più oramai. Guarda quanta strada hai fatto. Sei diventato un eroe, sei sopravvissuto in questo inferno per tentare l'impossibile. E guarda anche queste persone che sono venute ad aiutarti, semplicemente perché come te hanno il coraggio nel cuore. Sei più amato di quanto tu stesso creda. Ora va, Nashi, vai e diventa quello spettacolo che lei ha sempre pensato tu dovessi essere». Il Nezumi frugò nelle sue tasche ed estrasse il piccolo oggetto che l'imperatrice gli aveva consegnato. «Mi ha detto che poteva cambiare il mio destino, mi ha detto che questo...» «No, amore mio, anche con quello non puoi più cambiare le sorti del mio destino, non puoi tornare così tanto indietro. Il mio libro è ormai chiuso, la mia storia è giunta a conclusione. Ti chiedo soltanto un'altra cosa però». «Cosa?» ansimò fremendo lui. «Ti prego, liberami, lasciami andare». Nashi la fissò sconvolto in silenzio.
Ci sono ancora delle storie che potrebbero rubarmi e questo non voglio che accada. Ti prego, amore mio, ti prego, lasciami andare, così tutto il bene che ho cercato di fare in vita mia non verrà trasformato in qualcosa di malvagio. Liberami, tesoro, liberami. Nashi si voltò, tornando a scrutare gli scontri alle sue spalle. Nico stava lottando per raggiungere la porta, scagliando frammenti contro i nemici ancora in piedi, camminando sopra quelli che Tyver aveva già abbattuto. L'elfo continuava a infierire contro tutti e tutto, con somma gioia, avendo ritrovato la dimensione a lui più consona. Simone lo seguiva, coprendogli le spalle con la sua magia e il suo apparecchio che sprizzava nastri e numeri. L'ennesimo ruggito del demone pervase l'aria. Le sue ali si piegarono. Le pareti tremarono. Come delle gocce, orrori, incubi, ipogenie e altri figli delle tenebre si materializzarono lungo i fianchi e si riversarono nella grotta. Tyvar afferrò Simone e quel tetro manto che ricopriva le pareti della casa la rivestì di nuovo, trasformandola. I nastri verdi e blu che sprizzavano dalla scatola cessarono di brillare affievolendosi. Lei, girandosi, lanciò un'occhiataccia piena di sdegno verso il compagno. «È l'unico modo per tenerti al sicuro», spiegò lui. «Nessuno di noi qui è al sicuro», ribatté la giovane. «Vero», urlò Tyvar, voltandosi e colpendo una specie di calamaro che stava fiondandosi su di loro, i cui tentacoli agguantarono solo l'aria. Nico, ormai alla fine delle scale, afferrò la maniglia della porta. Un piano qualsiasi, anche sconosciuto, sarebbe sicuramente stato meglio di questo posto. Avrebbero potuto trovare una via dei presagi, avrebbe potuto salvarli tutti. Valgavot ringhiò e questa volta l'effetto fu quello di far sparire la porta che si sgretolò, riducendosi in un mucchietto di polvere sotto le dita di Nico. Il mago alzò la testa scrutando l'enorme demone falena sopra di lui e preparò un altro frammento. La viandante, nonostante i suoi sforzi, aveva la metà inferiore del suo corpo quasi completamente avvolto dalle ragnatele appiccicose. Con le braccia libere, faceva danzare la sua spada in ogni direzione, ma la sua libertà di movimento era notevolmente ridotta. Nico si affrettò verso di lei, ma venne agguantato da qualcosa. Si voltò e si ritrovò a pochi centimetri da un uncino affilato con la lama puntata verso il suo viso. «Per la soglia!» gridò il cultista che lo aveva fermato e poi si abbatté su di lui con estrema ferocia. L'eroe di Meletis sentì il metallo perforare il suo occhio destro prima di continuare attraverso le ossa del cranio, squarciando muscoli e fibre fino a quando anche i suoi pensieri non gli vennero strappati via. I suoi ricordi, le sue memorie e i suoi sogni sparirono. Tutto divenne così buio e silenzioso. L'unico pensiero rimastogli fu quello di Teros, la sua patria, ormai così lontana e inarrivabile. La sua sconfitta in un mondo alieno non gli avrebbe mai permesso di raggiungere il mondo sotterraneo. Morendo qui, non sarebbe mai approdato nell'aldilà. L'idea di esalare l'ultimo respiro nella casa lo abbandonò. Per un attimo, le pareti e la caverna in cui si trovava riaffiorarono come un mosaico che si ricomponeva. Quella visione si spezzò, frantumandosi in mille pezzi, e davanti a sé vide ancora Valgavot. «Per la soglia!» udì di nuovo, ma questa volta con uno scatto felino si spostò evitando l'affondo del cultista che voleva colpirlo. Poi, con uno dei suoi specchi, lo prese ed evitò che il destino si ripetesse. Con il palmo della mano aperto, stava per evocare un altro frammento, ma improvvisamente si sentì afferrare alle spalle e venne trascinato via. Con un boato furioso e trionfante, il demone strappò parzialmente via una delle sue ali dalla parete, facendo cadere la viandante a terra. Un viticcio avvolse la sua nobile arma allontanandola da lei. Il soffitto si abbassò fino a quasi toccarla, come volesse quasi sbraitargli in faccia, viso contro viso. «Ingoierò te tutto ciò che ami, smantellerò il tuo mondo pezzo per pezzo e lo ricreerò a mia immagine e somiglianza», sibilò con voce inverosimilmente pacata. «Ormai hai perso». «Anche tu!» urlò Nashi.
Valgavot diresse il proprio sguardo verso il giovane Nezumi giusto in tempo per vederlo liberare la pergamena di Tamio dalla trappola. Lei sorrise con le lacrime che solcavano il suo viso traslucido e si dissolse in un chiaror di luna prima di sparire del tutto. «Non ho più bisogno di lei, stolto!» esclamò il demone. Poi si voltò di nuovo verso l'imperatrice. «Ora ho tutti voi!» Sul soffitto si materializzò un'enorme bocca nella quale apparvero diverse file di denti che sembravano aghi rotti misti a lance e frammenti di vetro. Quel tetro epilogo si stava per abbattere sulla sovrana di Kamigawa. Prima che potesse effettivamente agguantarla, la parete vicino alla donna iniziò a brillare. Un barlume di abbagliante luce bianco-azzurra pervase l'aria. Valgavot, evidentemente sorpreso dalla cosa, si bloccò. Si udì un rantolo. Il demone trattenne il fiato quasi come stesse soffocando, poi tornò in posizione eretta allontanandosi dal corpo della viandante e tornando ad occupare l'intera grotta. La casa si congelò, rimase immobile intorno a lui. I suoi occhi si abbassarono. Con stupore si osservò nel punto in cui doveva esserci il suo petto. Da esso affiorò la punta scintillante di una katana, seguita dallo sgorgare di icore ed emolinfa, illuminati da una magica luce bluastra. Valgavot sembrò in procinto di parlare, ma non emise alcun suono. La lama, dopo aver reciso i tessuti, si ritirò, lasciando dietro di sé una ferita sanguinante. Valgavot rimase interdetto quando i tendini che lo sostenevano scattarono come elastici e lo trascinarono verso il soffitto. Il grande demone, così rimosso, lasciò il posto ad uno spazio cavo nel quale apparve Kaito, che brandiva la katana con entrambe le mani e respirava affannosamente. Dietro di lui, sulla parete che chiudeva la grotta, c'era una bizzarra porta composta da uno strano intreccio di luci bianco-azzurre. Il telaio che la racchiudeva era ornato da un motivo composto da triangoli intrecciati, draghi stilizzati e piccole falene che in qualche modo però infondevano speranza a differenza di quelle sparse ovunque per la casa. Quella specie di dipinto risplendeva luminoso nella scura teca in cui era racchiuso, scacciando l'oscurità dilagante. La porta si spalancò bruscamente rivelando un piccolo corridoio che terminava sul lato opposto con una seconda porta. Roft sbucò da essa, gesticolando energicamente. «Passate di qui!» urlò facendo cenno con la mano. «Non posso resistere a lungo!» Nico raccolse la spada della viandante, la usò per liberarla dal bozzolo, la aiutò ad alzarsi e poi gliela riconsegnò. Insieme corsero verso la luce. Nashi li seguì con l'involucro vuoto che conteneva la pergamena di sua madre sotto il braccio. Dall'altra parte della stanza, Simon si aggrappò a Tyvar e con il braccio fece cenno verso gli altri. Lui la sollevò di peso, caricandosela sulle spalle mentre iniziava a correre. Erano quasi giunti a destinazione quando un incubo allungò i propri artigli e si scagliò verso il volto dell'elfo. Simon urlò spaventata. Tre coppie di shuriken scintillarono nell'aria, poi si conficcarono nell'arto del mostro e prima di riprendere il volo si riunirono, formando la spada del ninja. Nel percorso per tornare dal loro padrone, recisero ciò che rimaneva dell'impedimento, facendo sì che l'elfo potesse continuare la sua corsa. Kaito, con un cenno, lo incitò ad attraversare la porta, che si richiuse non appena lui, con Simon in spalla, varcò la soglia. «Dai, su, fate presto!» disse Proft, facendo cenno di muoversi rapidamente nel corridoio. «Questo spazio non è propriamente stabile.» «Perché? Cos'è questo posto?» chiese Nico. «È una via dei presagi artificiale», rispose Kaito. «Siamo riusciti a metterla insieme usando la mia scintilla, le abilità magiche di duplicare i luoghi di Proft, la capacità di Aminatu di plasmare il destino e una scheggia di legno prelevata direttamente qui, dalla casa, e che ho portato con me involontariamente quando ho eseguito il salto. Non appena il detective dissolverà il suo incantesimo, questo luogo e tutto quello che contiene verranno spazzati via dal flusso stesso delle cieche eternità. Preferirei che non ci perdessimo con esso.» Il Nezumi rallentò il passo fino a fermarsi.
Gli altri erano praticamente arrivati alla seconda porta quando la viandante se ne accorse e si voltò. «Nashi!» chiese preoccupata. Lui osservò le sue mani e la pergamena vuota e mormorò: «Il tuo corpo è sepolto a Kamigawa con noi, ma il tuo spirito è qui, tra le cieche eternità. Questo lo so per certo. Spero che tu riesca a riposare ora. E spero che tu sappia di aver fatto la cosa giusta. La tua storia è finita, ma la mia inizia ora. Ti voglio bene». Si inginocchiò, appoggiò il rotolo sul pavimento del piccolo corridoio e corse via verso gli altri, sbucando con loro verso la luce di quel pomeriggio su Ravnica. Proft aspettò che fossero tutti al sicuro e quando ne fu certo chiuse la porta con un brusco gesto. Il legno sbatté vigorosamente per poi scomparire in uno scintillio composto da piccole falene luminescenti. «Ora puoi mettermi giù», disse Simon. «Ah, giusto, scusami», rispose l'elfo che ormai non si ricordava nemmeno di averla in spalla. «Scusa, Tyver, ma che ti sei messo addosso?» domandò Kaito. Lui si guardò il petto e alzò l'orlo della giacca, poi scrollò le spalle. «Simon ha detto che questo mi avrebbe aiutato a mimetizzarmi con gli interni della casa, però ora non c'è più bisogno di nascondersi». Si sfilò la giacca e osservò la viandante, Kaito, Nashi e Aminatu con Yoshimaru che saltellava intorno a loro, contento di rivedere la propria padrona e i suoi amici. «Sembra che tutto sia a posto ora», esclamò Taivar quasi filosoficamente. Valgavot si liberò dalla roccia del soffitto e osservò la stanza scrutando le macerie di quella che era la sua sala delle cerimonie. Diversi cultisti esanimi giacevano a terra, le ipogenie erano già marcite e gli incubi si stavano ritirando, incapaci di trovare le paure di cui nutrirsi. La ferita nel petto del grande demone trasudava ancora fluidi orrendi e viscosi. Avrebbe dovuto rifocillarsi, poi sarebbe tornato nel suo bozzolo per recuperare e guarire. La sua natura l'avrebbe rinvigorito e tutte le storie che i suoi fedeli avevano raccolto gli avrebbero permesso di creare delle esche ancora più efficaci per le sue ricerche. Servivano solo tempo e pazienza. La preda giusta sarebbe arrivata. Le vittime sacrificali arrivavano sempre. Inoltre, non tutte le sue prede gli erano sfuggite. Si spostò nella soffitta, allungando uno dei viticci attorno ad un piccolo fagotto arancione che iniziò a tremare vedendolo. Quando il suo tentacolo fu abbastanza vicino, quella piccola creatura iniziò a ringhiare e mostrò i denti. Il demone la afferrò e la percosse fino a quando non ritirò gli incisivi. Quel piccolo era prezioso. Gli sarebbe sicuramente tornato utile. Presto, molto presto. In quel momento però doveva arrestare l'emorragia. Tornò a scrutare nella grotta, si guardò intorno alla ricerca di una vittima, di un cultista che avesse ancora un briciolo di vita e si fermò stupito quando vide Winter, rannicchiato contro la parete dove si era materializzata la porta con le effigi della luna. Era un uomo ormai libero, con le sue paure, solo e disarmato. Gli avrebbe fatto sicuramente bene. Il superstite capì cosa stava succedendo e con la coda dell'occhio si voltò per cercare i viticci del demone che si allungavano verso di lui. Urlò e scattò in piedi, ma non lo fece abbastanza velocemente. I rampicanti gli cinsero la vita e lo sollevarono di peso, prendendolo dai piedi e facendolo penzolare in aria, indifeso. «Ti ho promesso la libertà», esclamò il demone con una voce scricchiolante che ricordava le travi di una vecchia cantina che sorreggevano le fondamenta di un palazzo. «E ti darò la tua libertà, a modo mio». Trascinando Winter più in alto verso il suo petto sanguinante e trafitto, Valgavot si dissolse nel soffitto con la sua preda e nella casa calò il silenzio. La viandante si trovava ai margini del giardino con Yoshimaru da un lato e Kaito dall'altro, mentre osservava Nashi che narrava le loro gesta ad una folla di giovani invisibilio. «Ha un dono»,
disse l'imperatrice. Sì, ce l'ha, rispose Kaito. Nessuno di questi ragazzi si azzarderà mai ad aprire una porta misteriosa. La donna, con occhi colmi di malizia, lo fulminò. Perché vuoi dirmi che una piccola storiella dell'orrore ti avrebbe scoraggiato ai tempi? Il ninja sorrise. Il giovane Nezumi si guardò intorno. Sorrise anche lui alla coppia, poi tornò alla sua storia. Yoshimaru saltava e scodinzolava, poi si tuffò nel cortile verso il gruppo di bambini, lasciandosi cadere sull'erba accanto ad Aminatu, che gli accarezzò il pelo con una mano mentre continuava ad ascoltare. Gli altri esponenti del gruppo avevano accompagnato Simona Strixhaven, apparentemente entusiasti di prender parte al gioco che lei chiamava Torre del Mago. Per un po' potevano mentire a se stessi e fingere che il multiverso fosse in ordine, che tutto fosse a posto. In fondo, alla fine, era una bella giornata a Kamigawa. Dopo aver finito la mappatura delle vie dei presagi che partivano da Ravnica e dopo che la messa in sicurezza dei portali stabili fu ultimata, Proft e Detrata erano tornati alle loro normali mansioni, il che per il detective significava passare le notti in bianco nel suo palazzo mentale, nel suo ufficio ideale, a studiare i particolari e riesaminare le prove dei suoi ultimi casi. Quella sera, la perfetta riproduzione in scala di una statua frantumata si trovava distesa a terra davanti a lui. Cocci blu scintillanti giacevano posizionati come pezzi di un puzzle, evidenziando le mancanze, esattamente come l'aveva vista quel giorno. Rapito dalla disamina, non si accorse quando la parete cristallina dietro di lui iniziò a distorcersi, facendo apparire lentamente la forma di uno stipite tra gli scaffali e i documenti. Quando finì di materializzarsi, lo spazio al centro si appianò, rendendo le sembianze di una porta incisa con delle falene dalle ali bianche. I cerchi sulle loro ali, disposti simmetricamente, sembravano delle pupille che lo fissavano incessantemente. Ancor più lentamente di quanto ci avesse messo ad apparire, la porta si aprì leggermente, liberando una ventata di aria fresca che pervase l'intero ufficio di Proft. Un brivido percorse la schiena del detective. Quando lui si voltò, non c'era nulla alle sue spalle.